scuola viene derisa e giudicata per i suoi problemi familiari. Lei ne soffre e si chiude in se stessa perché non viene compresa da nessuno. Non riesce ad andare avanti, ma ci prova scrivendo ciò che pensa in un diario dei segreti che porta sempre con sé. Un giorno lo perde e lo trovano i suoi compagni che iniziano a deriderla di più. Lei cerca di tagliarsi, ma trova degli amici che la confortano. Ma anche questi si rivelano falsi e lei è purtroppo spinta a suicidarsi, stanca di vivere una vita così difficile. C'era una giovane coppia di ragazzi che si amavano, ma l'amore dell'uomo verso la donna finì quando si innamorò della migliore amica della ragazza. La ragazza era cosciente dell'amore dell'uomo verso la sua migliore amica, ma non dice niente, ma non dice nulla perché pensa di perderlo. Dopo qualche anno, l'uomo e la donna presero la decisione di sposarsi. Dopo 6 anni di matrimonio, ebbero un figlio. Il figlio, sentendo ogni giorno i genitori litigare, si sente male e soffre per questo motivo. Dopo 2 o 3 mesi, la donna vede che il figlio sta male, sentendo ogni giorno i loro litigi, e decise allora di separarsi. L'uomo questa decisione non la prese bene e decise di perseguitarla. C'era una volta 2 fratelli di Namita e Domenico, però qualche volta si litigavano. Ida gridava forte, apriva tutta la bocca, allargava le mani e stringeva gli occhi. Domenico, spaventato dalle minacce, abbassava la testa e chiudeva la bocca con le mani. Una tragica serata. Una tragica serata. Una fredda sera di dicembre, una famiglia in una piccola casa stanno discutendo. Ad un tratto iniziano a discutere e la moglie inizia a dire che l'ha visto con una donna. Il marito si alza di scatto e inizia a urlare. La bambina, sentendo le urla, si spaventò e scappò via. Poi il marito esce a cercare la figlia perché in casa non c'era, neanche nel giardino, e la vide distesa sulla strada, sanguinante. Non è bella per sé, abbiamo detto, no? Sempre, io parlo per me e dico con me per me. Ok? E chiudo. Cosa mi porta a casa? Allora, qual è la parola che possiamo dire tutti insieme? Felicità. Felicità. Allora, questa è la parola. Mentre diciamo felicità, siamo le braccia tenendoci.